Buongiorno, in questa lezione trattiamo la regolazione genica prima della trascrizione, quindi meccanismi che regolano la possibile trascrizione. Vediamo le somiglianze fra procarioti ed eucarioti, sono fondamentalmente due. La prima è che in entrambi c'è un terminatore che blocca la trascrizione, la seconda è che in entrambi abbiamo un codone di stop e un codone attivante. Finiscono qua. Infatti, nel caso del DNA, negli eucarioti le cose sono molto più complesse. Negli eucarioti abbiamo visto che ci sono dei complessi trascrizionali. I batteri, i procarioti, hanno solo un RNA polimerasi, mentre gli eucarioti ne hanno tre. L'RNA polimerasi 1, che trascrive i geni per l'RNA, l'RNA polimerasi 2, che trascrive i geni per le proteine, l'RNA polimerasi 3, che trascrive i geni per il tRNA. Qui ci occupiamo principalmente dell'RNA polimerasi 2, comunque, della produzione di proteine. Notiamo che mentre nei procarioti c'era un solo promotore, negli eucarioti ne abbiamo diversi. Abbiamo delle sequenze supplementari. Oltretutto, i procarioti hanno solo due opzioni. O va la proteina o non va. Negli eucarioti ci sono vari punti di regolazione. Vediamo qua degli esempi. Il punto di regolazione può essere nel rimodellamento della cromatina, che vedremo fra poco più in dettaglio. Oppure potrebbe essere nel punto 3, controllo della maturazione. Nel punto 6 controllo della traduzione proteica, ci sono tanti punti dove può intervenire, mentre appunto i procarioti o inizia e va avanti fino alla fine o viene bloccata e non va avanti. Non c'è una modulazione. Vediamo in particolare, come stavamo dicendo poc'anzi, il rimodellamento della cromatina. Allora, sappiamo che durante le fasi di duplicazione il DNA viene, si dice, spiralizzato in una forma che chiamiamo cromosoma dal fatto che si colorano molto facilmente. Il filamento di DNA viene avvolto intorno a queste proteine, dette istoni, in modo da impacchettarlo nella maniera più stretta possibile. Quando è in forma di cromosoma il DNA non può essere trascritto, è troppo compatto. Però questi istoni possono essere un problema anche per la duplicazione normale. Quindi succede questo. All'inizio una proteina rimodellante prende il posto, possiamo dire, di un istone, sposta un istone, in modo da liberare un piccolo tratto di DNA. A questo punto può attaccarsi il complesso di trascrizione e attivare RNA polimerasi 2. Durante l'allungamento, una seconda proteina rimodellante si lega al nucleosoma in modo da permettere alla trascrizione di procedere senza però dover spostare tutti gli istoni, altrimenti non avremo modo di poter concentrare il DNA. Meccanismi più complessi riguardano l'intero cromosoma. Parleremo nel dettaglio del cromosoma doppio X. Nei maschi abbiamo un cromosoma XY nei mammiferi, mentre nelle femmine abbiamo un doppio X. Osservando la cromatina notiamo che è più o meno divisa in due parti, quella viene detta eucromatina più dispersa, che contiene il DNA che verrà trascritto nell'mRNA, quindi quello più, tra virgolette, utile. E poi l'eterocromatina, più condensata, più colorata e che quasi mai viene trascritta. Come mai ci sono dei geni che non vengono trascritti? Cioè, com'è possibile che gran parte del DNA sia inattivo? Per capire questo possiamo fare l'esempio del doppio X, appunto. Siccome le femmine hanno un doppio X, dovrebbero avere il doppio delle proteine attive, perché il loro cromosoma X e l'altro cromosoma X dovrebbero tutte e due produrre proteine. Quindi come è possibile che le femmine non abbiano molte più proteine? Hanno un pezzo più grande di DNA di fatto, per cui dovrebbero avere più proteine. Questo non avviene perché c'è una disattivazione di uno dei due cromosomi X. Non viene bloccato del tutto, però viene bloccato in gran parte. Quale dei due è a caso? Per cui non possiamo dire: ah, quindi i geni del padre non vengono attivati, i geni della madre sì. Ci sono alcuni geni che vengono passati solo paterni e solo materni, però quelli che possono essere passati o paterni o materni non c'è modo di dire: ah, ok, quindi si svilupperà. Possiamo sapere quale dei due cromosomi è inattivo, quello si può scoprire, facendo un'analisi al microscopio dei corpi di Barr. Il nome viene da Murray Barr, questo scienziato, che per primo ha scoperto la presenza di questi, appunto, grossi, da un punto di vista, possiamo dire, del DNA, chiaramente, corpi
che nelle cellule femminili normali di fatto bloccano la trascrizione di gran parte dei geni. Solo nelle femmine portatrici del trisomia tripla X si possono osservare due cromosomi attivi, ma quelli sono casi particolari. Normalmente un cromosoma avrà il corpo di Barr e l'altra no. Nei maschi ovviamente non è presente il corpo di Barr perché vorrebbe dire non poter produrre nessuna proteina. Possiamo osservare questa inattivazione o attivazione nelle gatte tartaruga cosiddette, indicate con questi tre colori. Perché cosa succede? Perché possiamo dire che al 99% si tratta di una femmina? È chiaro che ci sono due alleli, un allele per il pelo nero, un allele per il pelo rosso. Non sarebbe niente di strano, anche i gatti maschi hanno due alleli. Il fatto è che siccome si trovano praticamente sullo stesso cromosoma, nel caso dei maschi devono esprimere o il colore rosso o il colore nero. Può succedere nelle femmine che siccome uno dei due cromosomi venga inattivato, ma non del tutto, nel punto in cui esprime quel colore, vuol dire che c'è la disattivazione dell'altro cromosoma. Diciamo che la gatta dovrebbe essere tutta nera, ok? Perché compaiono queste macchie rosse? Perché il gene che dovrebbe produrre totalmente il nero non è del tutto attivo, è in parte disattivo. Il gene che controlla il rosso riappare nei punti in cui questo non è attivo. Può succedere anche che rarissimi casi maschili, che hanno anche questi la trisomia XXY, esprimano il colore tartaruga, ma anche qui stiamo parlando di rarità. Normalmente il colore per il gatto è un esempio di controllo della regolazione prima della trascrizione dell'intero cromosoma.